Si è concluso in tarda mattinata l'incontro a Roma per le autostrade A24 e A25 per la riduzione dei pedaggi. Si apre il tavolo istituzionale al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e i sindaci vogliono far valere i diritti dei pendolari che tutti i giorni viaggiano su queste autostrade. Sono stati convocati per questa mattina dal direttore generale Felice Morisco, i presidenti delle regioni Abruzzo, Marsiglio e Lazio, il sindaco di Carsoli, Veglia Nazzarro, come coordinatore del Comitato degli Amministratori di Abruzzo e Lazio, l'ANAS, il commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, Corrado Gisoni, e il commissario per l'adeguamento sismico e la sicurezza delle autostrade A24 ed A25, Marco Corsini. Le prime parole a caldo al termine dell'incontro del sindaco Veglia Nazzarro. È appena terminato l'incontro al Ministero dei Trasporti sulla 24-25. In realtà da parte del Ministero ci sono ancora bocche cucite sulla futura gestione della 24-25. Noi abbiamo ribadito le nostre istanze, indipendentemente da chi gestirà le nostre autostrade, comunque abbiamo sin da ora detto che non accetteremo il semplice blocco delle tariffe, pretendiamo una riduzione dei pedaggi, una riduzione sostanziosa. E in merito ai lavori pretendiamo di conoscere sin dal prossimo incontro già fissato per il 12 dicembre tutti i lavori che verranno eseguiti, quindi pretendiamo di vedere i progetti in essere e abbiamo chiesto di condividere in questa sede tutte le future scelte sulla sicurezza. Il vice premier Matteo Salvini non era presente all'incontro.